Adesso andiamo sotto questa qua che viene su dalla parete qua in teoria, dobbiamo trovare dove è la salita. Ok. Avrai notato che siamo avvicinati alla montagna? Eh sì, eh. E anche l'aria è un po' più frizzante. Che balla un po' di più? Sì, un po' più, sono un po' di più vibrazioni. Tu quando fai una roba che senti che è bella e tosta, mi dici questo è una roba bella tosta. Uh-huh. Così capisco qual è il range. Dico qua sotto. Guarda come, vedi come cambia l'aria, che, di qua le termiche arrivano fino qua e di là invece condensa sotto perché c'è un po' di vento da nord che arriva, tira, sbatte sulle pareti lì e fa risucchio e tira su l'aria dall'altra parte e che condensa. Due TAC e 4G. Ah sì? Perché qua sotto abbiamo le antenne del paese. Quello sarà San Vito? Sì, quello con prima è quella giù in fondo. Sì, era quello è San Vito. Giù in fondo piove. Adesso guarda verso la montagna, ci sono gli uccelli là dietro. E là, guarda qua. Ah, sì. Se ti vedono salire si buttano sempre fuori. Perché? Prendono paura? No, perché sanno, dicono guarda quell'uccello grosso e bianco che sale. Siamo quasi a 3.000, È buono per i paracadute qua. Sì, perché dovremmo scontrarci con un altro aliante e se tocchiamo la montagna non fai a tempo a tirare a lanciarti. No, ma tu mi porti un po' in mezzo e io vado. 3.000, io segno. Io manca 10. Manca 10. Beh, lì c'è sicuramente. Ma lo sai già, ti basta per scendere? No? Sì. Ah. Ma se facevamo quella lì potevamo scendere giù per passare davanti al cristallo. Al Civetta. Ah, al Civetta. Questo è il Pennu, no? Sì. Questo c'è della Ranca Rifugio, il rifugio di Luca. Questa è una bella
la termica. Siamo a 2.7 di media a salire. 3.1. 3.2 in 30 secondi. Ma guarda, sì, giusto? Guardati la parete del civetta, che bella che è. Guarda che razza di che petardo di parete. Sopra c'è il Torrani, ma non si vede. Questa è tutta dinamica. C'è il vento da nord che rimbalza qua, al nord-ovest. Trova sta parete e quindi deve per forza andare in su. Prima si vedeva anche la marmolada, ma a destra è quella della... Buso. Pensiamo di trovare tanti, essendo così granare, così pensiamo ci fossero tanti più vuoti d'aria, tipo sbalzi su e giù. Vedi se tu vuoi sentire il vuoto d'aria. No, ma a parte sentirlo proprio per questa bello. È la richiamata, sì. E questo è... Ah, che bello! Oh! Mamma, che bello! Senti? Wow! Però questo lo stai facendo tu volutamente. Sì. Io pensavo di sentirne proprio... Prendi la bottiglia in mano. Aspetta. Dai. Lo devo fare. Il telefono. Che ti dico. E mi sembra, sai, cartone del Team Dust, la macchina Mad Max, balzellone. Sì, è vero, ti tirerei lì, c'è questa roba qua. Questo è il Zero G Experience, cioè, quando fanno il Zero G che galleggia, no? Fanno questo qui per tanto tempo. L'Aliante Delta 5895 entra in prenotazione per pista 2-3, carrello è stato bloccato. Questo modo è pure il colle. Cavo peso proprio. Per una radio, linea mai prima, seconda 2-3 con la diretta traino. Bello, no? Fanno il giro tutto finale. Speriamo che non si rompa il nala. Ma
senti il tuo braccio, prova a tirarlo su. Non ce la fai. Non ce la fai. Non ce la fai. Delta 95. Oh. Yeah. Bravo Andrea, 3 ore e 9 minuti. Record. Riporta tutto quello che vuoi, sia Castione. Molto bravo. Allora, sacchè dei mondizi. Adesso da capire se l'effetto. Ah boh. La prossima volta proverò col travel, con magari le più leggero. E vediamo. Bravo. Sto bello? Sì, molto. Molto.